Buongiorno a tutti, benvenuti anche questo giovedì mattina per una delle dirette con cui la Biblioteca Livi vi sta facendo compagnia da novembre. Siamo al nostro penultimo appuntamento prima della vacanza estiva e torniamo a parlare di psicoanalisi, come abbiamo già fatto nelle dirette dedicate a Freud e a Jung. E oggi, come avete visto dal nostro titolo, parliamo invece di un altro grandissimo personaggio della psicoanalisi, Alfred Adler. E abbiamo chiamato qui con noi, in realtà da molto vicino a noi, da Reggio Emilia, il dottor Giansecondo Mazzoli. Benvenuto, dottore. Grazie, grazie per l'invito. Grazie a lei per aver partecipato. Vi ho detto che l'abbiamo chiamato da vicino perché Giansecondo Mazzoli è un psicologo, psicoterapeuta ed è direttore a Reggio Emilia proprio dell'Istituto Adler e della scuola di psicoterapia, appunto, che va sulla linea degli insegnamenti, appunto, di Adler, ma è anche presidente della Società Italiana di Psicologia Individuale e segretario della Società Internazionale. Quindi, come vedete, abbiamo la fortuna di avere vicino a casa un personaggio di primissimo piano. Lo ringraziamo molto per essere qui con noi oggi, anche un po' per portare avanti la collaborazione con la scuola, con l'istituto che abbiamo già avuto modo di sperimentare anche negli anni scorsi. E come dicevo, l'abbiamo chiamato perché vogliamo approfondire la figura innanzitutto di Adler. Siamo sempre nell'impero austro-ungarico nell'Ottocento, in questo momento di grande fermento, non solo intellettuale, politico, storico, ma che ci porta anche a tantissime conseguenze, appunto, tra cui anche la psicoanalisi, che arricchiscono appunto fino ad arrivare anche agli oggi. Le chiederei quindi, come prima cosa, se riesce un po' a introdurci proprio il clima in cui Adler si forma come medico, ma anche come uomo, e appunto, e anche poi l'avvicinamento alla psicoanalisi. Sì, partiamo proprio dalle origini, no? Partiamo dalle origini per presentare questa figura che, come dice Hillman in un suo bellissimo lavoro, Le storie che curano. Hillman è un autore di formazione junghiana, ma ha dedicato particolare attenzione ad Adler e in una parte di questo suo lavoro dice: i grandi tre personaggi che hanno dato vita al movimento psicanalitico in senso lato sono Freud, Jung e Adler. Quando uno entra in contatto con Adler, dice proprio queste cose, impara quello che è il suo nome, capisce che magari ci sono dei concetti interessanti e poi se lo dimentica. Perché dico questo? Perché Adler è un autore che, rispetto alla fama, no? Che ha riscosso Freud, no? Freud è un personaggio assolutamente famoso a livello mondiale ed è diventato un punto di riferimento per tutto il suo pensiero, che poi ha dato vita a tutta una serie di sviluppi. La stessa sorte l'ha avuta Jung, una sorte minore l'ha avuta Adler. E questo è un primo elemento interessante, no? A rispetto del fatto, e qui vengo naturalmente allo stimolo da cui la dottoressa mi ha insomma, invitato, mi ha invitato a parlare, a rispetto del fatto che Freud e Adler sono stati, primi momenti del movimento, sono stati a far parte di questo gruppo che nei primi 10 anni, no, anche prima dell'inizio del Novecento, hanno attivamente collaborato. I famosi mercoledì, di cui sicuramente i famosi mercoledì nella casa di Freud, dove ovviamente andavano discutendo tutte le loro teorie. E quindi Adler è praticamente, come dire, può essere identificato come uno tra i primi freudiani, ma il contesto, come giustamente diceva, è il contesto di inizio secolo. La scena era la scena della Vienna dei primi del secolo, e negli ultimi anni del secolo precedente le due città che erano state le due città che culturalmente avevano dato gli sviluppi più significativi erano stati Parigi e Vienna, no? E la psicanalisi nasce a Vienna, appunto Adler nasce a Vienna.
Adler era un po' più giovane di Freud, aveva 14 anni in meno di Freud. Freud nacque nel 1856, Adler nacque nel 1870. E quando entrò in contatto con Freud aveva più o meno una trentina d'anni, ma Adler aveva già iniziato, era una formazione medica, anche Adler apparteneva a una famiglia ebraica, non era nato a Vienna, ma era nato in una zona verso la Lombardia, ma poi si era trasferito a Vienna, studiato medico, aveva preso specializzazione in oftalmologia, però fin dall'inizio si dedicò a tutte le questioni che erano delle questioni di interesse psichico, no? In realtà Adler, prima di arrivare alla psicanalisi, aveva dato già dei segnali di essere particolarmente interessato alla salute emotiva delle persone, perché aveva scritto una monografia che risale al 1898. Anni prima, all'epoca Freud aveva già scritto delle cose, ovviamente gli studi sull'isteria, la collaborazione con Breuer, e Adler invece seguiva dei percorsi paralleli. Aveva scritto una monografia che è rimasta famosa, adesso è praticamente un qualcosa di più quasi introvabile, sulla salute dei sarti, che sembra una roba molto strana, no? Però in realtà Adler dette prova di essere un attento osservatore di tutte le situazioni che nella realtà caratterizzano la vita emozionale delle persone, e la vita emozionale e poi anche la vita pratica. Quindi in questa monografia sulla salute mise in chiaro tutta una serie di realtà pratiche, realtà emotive, dichiarando un primo elemento che poi diventerà importante nella sua teoria, un primo elemento di interesse sociale. E poi inizia tutta l'avventura psicanalisi che dura fino al 1910. Cosa succede in questi 10 anni? Succede che Adler incomincia a sviluppare delle idee che alla fine non sono esattamente in linea con il pensiero di Freud. E in particolare nel 1907 pubblica un lavoro sull'inferiorità dell'organo e di un organo e incomincia a riflettere come le persone che nascono con un difetto fisico hanno uno sviluppo psichico particolare degno di essere studiato. E allora incomincia a elaborare un pensiero, questo è il primo nucleo, no? Che poi incomincia a elaborare il pensiero di come il tema dell'inferiorità diventa un tema abbastanza centrale nello sviluppo non soltanto delle persone che nascono magari con un difetto fisico, ma il tema dell'inferiorità progressivamente incomincia a diventare un punto di riferimento attorno a cui Adler comincia a elaborare delle idee sullo sviluppo psichico. Freud, ovviamente sapete molto bene, invece sviluppava, no? Sviluppava tutto il riflessioni sullo sviluppo psichico partendo da un'altra parte, cioè partendo dalla pulsione sessuale, Adler incomincia invece a divergere. Siamo nel 1907. Naturalmente queste cose cominciano a essere discusse, ma via via il solco si approfondisce. All'epoca, 1907, 8, 9, Adler era addirittura il direttore della rivista psicanalitica, quindi non giocava un ruolo di secondo piano. Anche perché come persona era una persona tutti, insomma, no? Con tutti questi grandi, una persona ambiziosa, una persona che insomma ci teneva molto alle sue idee. E quindi nel 1910 arrivò a definire bene il suo modo di pensare, che non era più in accordo con le dimensioni di base, no? Freud partiva da una parte, lui partiva da un'altra. All'epoca Jung era ancora molto sullo sfondo. E devo dire che poi Jung ebbe una grossa considerazione di Adler, molto più di quanto Adler ebbe la considerazione per Jung. Questo è un altro elemento, no, che anche per cui Jung poi era a Zurigo, non era a Vienna, quindi insomma, i rapporti erano di natura sicuramente molto diversi. Allora nel 1910 Adler abbandona il movimento psicanalitico e lo abbandona dicendo: i conti non tornano più, voi siete su una strada, io su un'altra strada, e quindi fondo la psicologia individuale comparata, no? Quindi questa è la terminologia, il termine che Adler usa per definire il complesso di concetti che, partiti, no, dagli studi dell'inferiorità d'organo, si erano poi sviluppati, si erano sicuramente poi articolati, e avevano dato vita ad un corpus teorico che aveva una sua, ovviamente,
sua coerenza, e che da lì in avanti, fino poi alla fine della sua vita, nel 1938, una vita insomma, è stata abbastanza poi segnata da una serie di passaggi della sua teoria, una serie di esperienze personali. Lui era un ebreo che poi a un certo punto dovette, come fece Freud, ma Freud lo fece nell'ultimo anno della sua vita, dovette lasciare poi l'Austria, però lui si trasferì in America. E alla fine terminò la sua vita nel 1937 perché in un giro di conferenze ebbe un infarto, Adler era un indomito, non lo si poteva tenere, quindi il medico aveva assolutamente sconsigliato per la situazione del cuore un ulteriore carico di fatica, ma Adler ovviamente innamorato della sua teoria, perché questo è un po' il tratto distintivo, lui si sentì sempre un po' un portatore di una serie di concetti che poi adesso magari nel corso svilupperemo, che potevano essere effettivamente portatori di benessere della società, no? Perché, ecco, vedete, una differenza grossa tra immediata, no? Questo lo trovate in un bellissimo libro che si chiama La scoperta dell'inconscio, dove è un libro del 1970, è tradotto in Italia, sicuramente presente nella biblioteca Livi, sicuramente, quindi è un libro che vi avverto che è di 800 pagine, quindi insomma sono due volumi, scritti fittissimi, però è un libro meraviglioso, perché è proprio tutta la storia dal Settecento fino ai grandi personaggi, e c'è 100 pagine dedicate ad Adler, quindi capite anche dal numero delle pagine è ben considerato. E nella prima pagina, quando Ellenberger, dipende da come lo si vuole pronunciare, descrive Adler, dice: ma se voi volete capire Adler, dovete un po' allontanarvi dall'idea della psicanalisi di Freud, perché Freud cercò di portare dentro la psicanalisi e dare naturalmente luce un po' ai regni dell'inconscio, no? A tutte le dimensioni dell'essere umano teorizzati da Schopenhauer, dai filosofi che l'avevano preceduta, Schopenhauer ed altri, mentre Adler ha di fronte l'uomo pratico, l'uomo che deve affrontare la vita, l'uomo che si deve porre in relazione con la sua comunità, deve portare avanti i suoi progetti e cerca di capirlo all'interno di queste dinamiche. Quindi è, come dire, più una psicologia pratica, una psicologia d'uso, che non perde naturalmente il carattere della profondità. E allora Adler, quindi convinto di dover portare in qualche modo la sua teoria, che questo potesse essere anche una salutare medicina per quanto riguarda l'organizzazione della vita delle persone, fu indomito e, dicevo, terminò la sua vita in questo giro di conferenze, no? E quindi morì ad Aberdeen. E questo adesso lo chiudo perché ripasso la parola alla dottoressa, se no poi io chiacchierò troppo, mi prendo tutto il tempo. No, va benissimo. Per chiudere questa cosa, una cosa che non c'è scritta da nessuna parte, quindi insomma è perché è un ricordo personale, sta scritto nei nostri archivi, ma non è stato scritto, che nel 2011, all'epoca io ero già segretario dell'Associazione Internazionale, e ci fu un convegno per i 100 anni della nascita della psicologia individuale, e questo convegno internazionale fu fatto a Vienna. In quell'occasione i colleghi della società austriaca, della società di psicanalisi dell'Austria, no? Poi parleremo alla fine, magari se abbiamo tempo, anche di come si è sparso nel mondo, con la municipalità di Vienna chiesero la possibilità di avere un luogo dove potessero riposare le ceneri di Adler. Fu veramente suggestivo, perché le ceneri di Adler, che dal 1937 erano in Scozia, ad Aberdeen, furono portate a Vienna, e in una mattina del mese di luglio del 2011 ci fu questa cerimonia in cui le cenere di Adler vennero riportate nella sua città natale, no? Quindi si chiudeva così a 100 anni un po' la parentesi della sua, no? questa parabola della sua vita. E ricordo che il direttivo, appunto, io facevo parte, siamo stati coinvolti in questa cerimonia
molto toccante, ed erano stati invitati gli ultimi eredi della famiglia Adler, che sono delle persone in America che sono venute a presenziare ovviamente questa cerimonia. E nel monumento, nel cimitero monumentale di Vienna. Sapete quali sono le tombe più vicine? Sono le tombe di Beethoven, sono le tombe di Haydn, sono le tombe dei grandi musicisti. Quindi è un luogo veramente meraviglioso, no? Questo è un piccolo aneddoto, insomma, No, personale, ma interessante. penso possa essere interessante. Certo, adesso che magari si può anche ricominciare a viaggiare, chissà che tra i nostri ascoltatori qualcuno non abbia in progetto di andare a Vienna, e questo è sicuramente un interessante suggerimento, una cosa che se no non avremmo mai saputo. Quindi grazie per aver condiviso questo ricordo, anche insomma, molto suggestiva l'idea di Adler che torna a casa dopo 100 anni. Sì, fu veramente molto suggestivo vedere questa cassettina che contenevano le ceneri di Adler, che appunto avevano viaggiato, portate dai colleghi poi, no? Fu un lavoro di un po' di squadra dei colleghi a livello internazionale, e poi ci fu questa cerimonia molto, molto, molto toccante. Benissimo, bellissimo racconto. Lei citava appunto l'importanza anche dell'impegno all'interno della società, mi vengono in mente anche l'impegno pedagogico che ha avuto durante la sua vita, anche appunto, e poi il distacco anche da Freud, eccetera. E così le chiedo se appunto ci introduce un po' anche ai concetti fondamentali del pensiero di Adler. Appunto, abbiamo visto i caratteri fondamentali che hanno portato al distacco, ma le chiedo se ci racconta un po' di più proprio di questa visione di Adler dell'uomo e anche un po' della società. Sì, ecco, sono partito da questo nucleo, no, del tema dell'inferiorità, che è il nucleo attorno a cui poi Adler elabora, sviluppa le sue riflessioni rispetto alla genesi della vita psichica, no? Perché una teoria psicologica, come dire, sta in piedi, ha senso, può diventare uno strumento operativo. E poi la teoria psicologica è un insieme di concetti logicamente collegati che cercano di dare spiegazione, no, a dei fenomeni che possono essere osservati e che poi nella singolarità delle esperienze di ciascuno vengono ritrovati come temi di fondo, no? Allora, la teoria psicologica è questo insieme, no, di assunti che servono poi a spiegare determinate cose e a elaborare una metodologia per lavorare quando le cose evidentemente non vanno bene, no? Allora, Adler parte dall'idea che l'essere umano viene al mondo in una condizione di sostanziale inferiorità, ed è un'inferiorità fisica, è l'unico essere su questo mondo, ad appartenere al mondo animale in senso lato, naturalmente, ad avere bisogno di un lunghissimo tempo per arrivare all'autonomia. E questo lunghissimo tempo è un tempo passato sostanzialmente all'interno delle relazioni, e delle relazioni familiari, all'interno di una rete di relazioni che è la costellazione familiare, dove si sviluppano attraverso naturalmente le percezioni che il bambino ha dell'ambiente, si sviluppano i primi orientamenti, partendo sempre però da questa percezione di un'inferiorità. E come questa inferiorità, se l'ambiente è positivo, è amorevole, è responsivo, no? Perché poi vedete, tutti questi concetti intuiti da Adler sono poi stati molto, molto ben sviluppati nei decenni successivi da autori che magari non avevano la patente adleriana, ma magari erano di origine psicanalitica, ma andavano a fare quelle osservazioni che Adler aveva già fatto, ma che ovviamente le aveva fatte come pionieri in un modo non grossolano, abbastanza attente, ma meritevole di ulteriori studi, no? Per esempio tutti gli studi di Winnicott, di Bowlby, che poi si integrano perfettamente perché sono sulla scia, no, di quello che Adler aveva ipotizzato, dove l'essere umano, che fondamentalmente non può non vivere una condizione di inferiorità, no? E può incontrare delle modalità, ecco la teoria, per esempio la teoria di Bowlby, che è partito da delle osservazioni etologiche per andare poi ad approfondire le cose, e quindi è tra l'altro una teoria anche molto, molto usata, no? Nella pratica clinica.
L'essere umano può trovare delle braccia molto accoglienti, responsive, amorevoli, e questa naturalmente è la cosa che tutti ci auspicheremmo, ma le cose tante volte non vanno così, perché queste braccia della mamma o comunque di questi insieme della famiglia possono essere non adeguatamente responsive, possono essere rifiutanti, possono essere addirittura oppositive, o possono essere caratterizzate da tutta una serie di dinamiche negative, dove allora l'inferiorità, la percezione dell'inferiorità si radica e naturalmente si radica come linea di fondo. E allora la teoria adleriana sta all'interno della matrice psicodinamica perché legge in questi fenomeni tutta una serie di tracce emotive che non arrivano al livello della coscienza, ma stanno dentro, stanno sotto, stanno nell'inconscio. E quando, per esempio, osserviamo dei bambini, vediamo che ci sono tante manifestazioni che declinano questo sentimento dell'inferiorità con delle cose che possono essere lette anche in tanti modi, no? Un bambino che, per esempio, ha timore dell'impegno, ha timore della scuola, ha paura. Perché? Perché sente di essere inadeguato, quindi la percezione diventa sentimento di inadeguatezza, diventa qualcosa che si può radicare all'interno dell'immagine di sé e che poi può diventare un qualche cosa che entra nello stile di vita, no? Quindi le prime esperienze che partono da questa dimensione si articolano all'interno della costellazione familiare. Noi usiamo il termine costellazione familiare intendendo quella che è la rete di relazioni, no? La madre, il padre, Certo. i fratelli. E Adler dedicò molto tempo a studiare questa parte qua. Per esempio, sono interessanti gli studi sull'ordine di nascita, il primogenito, se maschio, se femmina, del secondo genito, il terzo genito, che hanno un po' il limite di essere degli studi fatti in un contesto culturale che era il contesto culturale dell'epoca. Oggi non è vero che questi studi non sono più attuali, semplicemente vanno adeguati a quello che è un contesto socioculturale ovviamente diverso. Però l'ordine della nascita è un tema estremamente importante. Come all'interno di queste impressioni, no? Adler ha lavorato molto sui primi 5 anni di vita, che poi è in qualche modo la nascita della vita, della strutturazione, delle linee di fondo, no? Questa è la terminologia che noi usiamo, della linea di fondo della personalità che poi incontra tutta un'altra serie di cose nella definizione dell'identità adolescenziale, poi nel mondo adulto, ma conserva sempre queste impressioni che a volte sono proprio, che a volte che sono sempre maturate nei primi anni della vita. Allora, l'uomo nasce in questa dimensione e tende quindi alla sicurezza, tende alla superiorità e Adler esamina questi movimenti che partono dalla percezione della sicurezza al desiderio ovviamente di superiorità. Se pensate per esempio alle personalità narcisistiche, no? Cos'è la personalità narcisistica? La personalità narcisistica è una personalità declinata in tanti modi, ma adesso qui non entro perché non abbiamo tempo. La personalità narcisistica è una personalità che parte da una condizione, una percezione di inferiorità con un desiderio di compensazione che va alle stelle, no? E senza quell'altra parte, che è l'altra parte molto importante, del riconoscimento dell'altro che Adler ha declinato con un termine estremamente preciso, che è il termine del sentimento sociale. Quindi, con questi pezzi, che molto velocemente adesso ho messo insieme, in realtà le cose sono un pochino più complicate, ma insomma, beh, credo che l'idea possa rendere, no? Quindi, Chiarissimo, sì. questa situazione che deve, la vita psichica che si deve formare e si forma all'interno di una serie di stimoli che vengono dall'ambiente, quindi la psicologia individuale per questo è molto ambientalista, guarda molto a quello che succede nell'ambiente, guarda molto a quello che può essere fatto nell'ambiente per costruire le condizioni ideali perché queste tracce emotive siano delle tracce emotive armoniche e quindi gli individui siano armonici. Per questo Adler, arrivata ad una maturità un po' più avanti, quindi una decina d'anni dopo aver elaborato la sua teoria, complice anche il fatto che il regime del sistema politico della Vienna del 1922-23 era un sistema
che accoglieva queste idee perché era di sinistra, prima che l'Austria fosse con il colpo di Stato fosse inclusa ovviamente alla Germania, quindi il clima politico favoriva, Adler fondò dei centri di consultazione psicopedagogica, dove gli educatori e i genitori venivano in qualche modo informati sulle linee, no, di fondo della psicologia individuale, perché le azioni educative in famiglia, tra gli educatori, nel dialogo, potessero essere informate alla consapevolezza, no, di costruire degli ambienti incoraggianti e non degli ambienti frustranti, dove i bambini o gli adolescenti possono sperimentare il proprio modo di essere, quindi possono allineare, no, le linee del loro stile di vita, ma in un modo armonico e coerente con i bisogni della società. Allora Adler arriva a dire, alla fine, è che i bambini, gli adolescenti, gli adulti diventino armonici, e diventino armonici e in modo creativo, non in modo passivo, entrino nella società e poi diano il loro contributo. Quindi esprimano il loro sentimento sociale, quindi il sentimento sociale diventa una cartina di tornasole molto importante per l'equilibrio della persona. E allora, appunto, in questa logica aveva fondato i centri di consultazione, e quando siamo stati appunto a Vienna, ricordo che eravamo andati anche in questa Scuola del Popolo, che tuttora ha ancora gli arredi del secolo scorso, quindi questo emiciclo dove Adler faceva le sue lezioni e le faceva alla gente comune, no? E un'altra distinzione tra Freud e Adler fu proprio l'interesse a lavorare con delle persone che per Freud erano le persone più o meno della media alta borghesia, mentre Adler si dedicò sempre a frequentare i caffè, a stare più vicino alla gente del popolo. Lui non diventò mai un socialista, non prese mai una linea politica, anche se il suo pensiero è un pensiero ovviamente molto più orientato al sociale. Poi nel 1923-24, con il colpo di Stato, cambiato il regime, i consultori furono chiusi, e dopo qualche anno Adler, sentendo quelli che potevano essere gli sviluppi della situazione, essendo lui ebreo, prese tutta la famiglia e si trasferì a New York. E quindi poi c'è l'ultima parte dove portò la psicologia individuale in America, dove ovviamente poi ci sono stati degli altri continuatori che hanno continuato a fare delle altre cose. Un'altra esperienza molto particolare, come appunto anche questo grande impegno pedagogico, che tra l'altro è assolutamente all'avanguardia, questa idea di questi consultori, queste lezioni aperte a tutti, fatte da quello che comunque era anche, insomma, un grande luminare già all'epoca. Un altro evento particolare è stato l'incontro, lo scontro, come per tutta la sua generazione, con la Grande Guerra. Adler, tra l'altro, fu proprio in servizio come medico militare, quindi ebbe modo di vedere molto da vicino anche appunto nei centri neurologici, neuropsichiatrici per i soldati, sia la guerra che poi anche la spagnola, quindi la pandemia. Anche lui, come noi, si è fronteggiato con una pandemia. Ecco, quali sono state le sue impressioni in questo Ecco, momento? vedete, se forse avete intuito, no, che il tema dell'armonia personale, il tema dello sviluppo armonico, il tema di essere delle persone che poi affrontano la vita con un buon corredo di un sentimento sociale che amano inserirsi nella società e portare avanti i loro progetti, quindi no, questa doppia dimensione, che è la dimensione sociale e la dimensione individuale, potete pensare, intuire che cosa Adler pensasse della guerra, no? Ecco, ci sono degli scritti che in cui Adler, dovete pensare che scriveva queste cose, faceva queste conferenze, però queste conferenze, insomma, erano sempre al limite, no, del rischio, perché la censura dell'epoca era una censura che non è che permettesse alle persone di esprimere quelle che potevano essere delle idee molto distanti dal nazionalismo imperante, no? Perché la prima guerra mondiale fu una guerra in cui
i nazionalismi e il senso della patria e il senso dell'onore e la difesa della patria erano i valori un po' fondanti, no? Su cui poi si reggeva tutta la campagna, la campagna dei governi per ripopolare le armate che poi venivano mandate a combattere. Se poi le guardiamo da un altro punto di vista, erano i giovani che purtroppo venivano mandati a morire, no? E Adler in una sua conferenza definì la guerra il più grande crimine che l'umanità può fare. Quindi si schierò in un modo molto, molto preciso da un punto di vista delle sue idee, però doveva anche obbedire. Era un medico, fu richiamato, fu mandato sul fronte russo e praticamente rimase come medico militare, no? Sul fronte russo, e in quel periodo ci sono tutta una serie di scritti che parlano della guerra. Era appena successa la rivoluzione russa, quindi ci sono degli scritti di Adler e il bolscevismo, no? Quindi la sua posizione è la posizione autoritaria bolscevichi, cioè fu un attento osservatore di quello che poi succedeva nella società, ebbe anche sempre il coraggio di dire delle cose, di scriverle. Tenete sempre conto che le cose, non c'era la diffusione delle notizie a cui siamo abituati oggi, era un mondo completamente Non c'erano i diverso. social, e Non quindi c'era nessuno, brava. era un Quindi mondo. insomma le cose potevano essere dette, scritte, e poi insomma prima che arrivassero magari all'occhio della censura ci voleva un po' di tempo, quindi insomma le cose potevano andare bene. Però una cosa interessante è che Adler fece tutta la pandemia della spagnola, che voi sapete, ami e tutto. Tutto si dice sì, insomma, sì, ok. Adesso, le stime non sono chiare, ma insomma, ormai siamo abituati ad andare a vedere queste cose da quando è scoppiata anche la nostra pandemia. Sembra che il tributo dei morti sia stato da 40 a 100 milioni soltanto per tutto l'effetto della pandemia, quindi una cosa veramente colossale. Lo stesso Freud perse una figlia, c'è una descrizione molto interessante, no, del fatto che la figlia che era ad Amburgo, stava benissimo e in 3-4 giorni fu portata via dalla spagnola. Noi c'è soltanto una lettera di Freud in cui appunto parla di questa cosa, una lettera molto toccante. E Adler fece tutta la pandemia e lo fece da medico, quindi non c'era il vaccino, lui, non era uno che si tirava indietro, lo fece da medico. Forse lui contrasse una lieve forma di tubercolosi, ma non fu una grande, perché tra l'altro aveva avuto dei problemi polmonari già nell'infanzia, e quindi la sua infanzia in qualche modo era stata già un po' segnata dalla sua inferiorità, no? Perché aveva avuto una serie di problemi legati un po' al racchitismo, forse dei problemi di polmonare, ma ebbe anche una piccola, ma questa è una cosa che non è ben documentata, ma alcuni scritti lo citano. E quindi fece tutta la pandemia. Ed è una cosa interessante che non c'è nessuno scritto, cioè Adler non scrisse nulla sulla pandemia. Da un certo punto di vista non scrisse perché la censura lì era molto severa, perché se chi scriveva all'epoca era come se passasse alle altre, alle, a, ad, ad, altre nazioni, delle, del, de, ad altre nazioni delle notizie che riguardavano quello che accadeva proprio e Certo. quindi era considerata un altro tradimento, cioè scrivere delle cose negative. Pensate come è cambiato il mondo, no? Pensate tutto a quello che è successo in questa nostra esperienza con la pandemia a livello mondiale, e pensate quanto invece l'umanità ha dato nel corso dei secoli passati tributi di morte senza che se ne parlasse o si parlasse pochissimo, però le condizioni erano completamente diverse naturalmente. E quindi non abbiamo nessuno scritto di Adler. Nel numero della rivista di psicologia individuale che uscirà adesso c'è un bell'articolo su Adler e tutta l'esperienza della pandemia, scritto da una collega degli Stati Uniti. Ho tradotto questo articolo, che è un aspetto interessante, anche perché ci presenta poi l'Adler uomo preoccupato dei suoi figli. Perché come tutti naturalmente erano nella stessa situazione, no? E quindi sì, lui ebbe queste esperienze legate alla guerra, vicino al bolscevismo. La moglie, tra l'altro, di Adler era di origini russe, quindi ci furono anche dei problemi con una figlia che andò in Russia, insomma, quindi
la vita poi della vita personale fu anche segnata da una serie di cose molto, molto toccanti e anche una tragedia perché una figlia, Valentina, scomparsa in Russia perché all'epoca i bolscevichi guardavano quelli che magari venivano dall'Europa come delle potenziali spie, quindi non si seppe poi più nulla, quindi questo fu una grande ferita nella vita di Adler. Sì, sicuramente, insomma, anche la ricchezza delle esperienze che lui ha affrontato appunto fin da bambino l'ha poi forse anche portato a ragionare, a riflettere, a approfondire tutte le tematiche che ci ha illustrato oggi, appunto. Quindi, insomma, siamo anche curiosi di leggere poi questo testo relativo a Adler e la pandemia, quindi aspettiamo che esca la rivista. Abbiamo accennato appunto alla società di psicologia individuale, la società italiana, la società straniera, sono appunto le società scientifiche che portano avanti il pensiero di Adler. Le chiedo se ci racconta un po', ecco, come Sì, sono, come è funzionano. interessante questo fatto perché a un certo punto tutti questi grossi autori che hanno poi lasciato la loro. Pensate quando Adler morì nel 1937 c'era soltanto dei libri scritti in tedesco e c'erano dei libri scritti in inglese, perché quando lui si trasferì in America, quindi Seconda Guerra Mondiale, dopo la Seconda Guerra Mondiale. E soprattutto negli anni 50, un po' in tutta Europa, negli Stati Uniti, diciamo così, nel mondo occidentale, hanno incominciato a svilupparsi dei nuclei di interesse, persone che hanno trovato molto interessante un autore, un altro autore, e quindi hanno incominciato, per esempio, le traduzioni, le prime traduzioni che noi abbiamo degli anni 60, da un professore che poi era un professore all'Università di Palermo, che insegnava all'epoca filosofia. Furono le prime traduzioni intorno alla fine degli anni 50, no? E intorno agli anni, quindi nel periodo degli anni 60, ci fu un gruppo che cominciò a studiare gli scritti di Adler, cominciò ad approfondirli, cominciò a metterli in relazione con gli scritti, naturalmente, che venivano tradotte anche dalle altre matrici psicanalitiche, e trovando in Adler un nucleo originale che ovviamente meritava di essere ovviamente studiato, ampliato e fatto oggetto poi ovviamente anche di pratica clinica. Ed è un gruppo che quindi arrivò nel 1969 a costruire la Società Italiana di Psicologia Individuale, di cui da qualche tempo ho l'onore di essere presidente. E la società con l'obiettivo di diffondere la cultura, di formare degli operatori. E quindi nel 1969, nel 2019, proprio giusto dopo la mia elezione e prima dello scoppio della pandemia, abbiamo festeggiato i 50 anni abbiamo fatto a Milano, fondata a Milano, abbiamo fatto a Milano una giornata, insomma, in ricordo con tutte le testimonianze dei colleghi. In questi anni, evidentemente, l'attività dei primi pionieri, no? Se leggete qualche cosa della biografia trovate due nomi, uno i Parenti e l'altro i Pagani. Parenti e Pagani sono stati tra i fondatori, no? Poi sono ovviamente morti un po' di anni fa, e sono stati i primi che hanno incominciato a fare le analisi agli adleriani, e naturalmente partendo loro da loro esperienze e mano a mano creando anche il metodo analitico che evidentemente poi ha diffuso in Italia un certo numero di analisti che molto prima dell'istituzione delle scuole di psicoterapia lavoravano con dei pazienti che ovviamente volevano fare analisi, che avevano disturbi psicologici, si facevano i congressi, si mettevano ovviamente a confronto le esperienze che venivano fatte, perché le società poi nascono da queste cose, poi il confronto, lo stare insieme, il mettere, naturalmente trovare un centro di interesse che sta emergendo dalle cose che avvengono nella società e dal nostro rapporto con la società, e quindi la società attualmente, ecco, ovviamente è di qualche centinaio di euro, sì, di euro, scusate, qualche centinaio di soci che, per esempio, durante la pandemia siamo riusciti a tenere collegati facendo delle iniziative di aggiornamento, e quindi lo scopo della società è uno scopo scientifico di portare avanti il pensiero, di articolarlo, ecco,
E quello che facciamo noi ovviamente viene fatto da tante altre società nel mondo, tant'è vero che il movimento internazionale che anche qui è nato quando c'era Adler, ma naturalmente internazionale all'epoca erano 3 paesi, no? Poi mano a mano, a causa della Seconda Guerra Mondiale, dopo il 50, i paesi ovviamente che sono cresciuti attualmente sono più di 35-36 paesi che aderiscono al movimento adleriano. Ogni 3 anni facciamo un congresso, adesso a luglio avremo un congresso internazionale che avrebbe dovuto essere l'anno scorso, pandemia, sospeso, quest'anno ancora le possibilità di muoverci non sono così, così sciolte, quindi sarà un congresso online. E quindi avremo un congresso online in cui pensate che contemporaneamente ci saranno gli americani connessi, che per loro sarà il mattino, noi europei sarà il primo pomeriggio, i giapponesi saranno praticamente la sera, no? Quindi, però, insomma, ormai la tecnologia, grazie a Dio, ci mette in condizione di fare queste cose e quindi faremo questo congresso internazionale. Quindi il movimento adleriano a livello locale, dove naturalmente ci sono i gruppi come il nostro, ci sono tanti gruppi, le scuole di formazione che ovviamente preparano i giovani a lavorare secondo ovviamente questa teoria, che quindi diventano degli psicoterapeuti. La nostra scuola è ufficialmente riconosciuta dal Ministero come tante altre scuole e quindi abbiamo la possibilità di rilasciare il diploma che a tutti gli effetti è un diploma di specialità equiparato alle specialità mediche, le varie specialità che i medici hanno, gli psicologi hanno la possibilità, ma anche i medici possono accedere a questa scuola. E quindi a livello locale si fanno le formazioni, poi ci sono i centri clinici poi si collegano alla società nazionale si collega alle società internazionali. La fortuna è che le società internazionali, evidentemente, c'è il problema linguistico. Io sono da tanti anni segretario dell'Associazione Internazionale e ho visto come negli anni, fortunatamente, il possesso della lingua inglese sia cresciuto. E quindi oggi si possa anche fare un congresso internazionale tutto in inglese, dove parte dei colleghi che sono già capaci, no, di ascoltare una relazione in inglese, parlare in inglese, insomma, e questo è una diffusione di questo sentimento sociale di cui Adler parlava e che è un po' un tratto distintivo del benessere delle collettività, se stiamo insieme, come del benessere degli. E diciamo che ce ne siamo resi conto benissimo in questo anno e mezzo di quanto la collettività sia importante, ma anche di come appunto ogni tanto anche la rete ci viene in supporto per mantenere i contatti. Quindi in bocca al lupo per il vostro congresso di luglio, mi farò Grazie. magari notizia quando è il momento. Io la ringrazio moltissimo, dottor Mazzoli, per questa chiacchierata, per averci raccontato, aver approfondito tutti gli aspetti del pensiero di Adler, appunto, e anche l'attualità, perché a noi piace poi sempre arrivare un po' anche a raccontare come stanno poi le cose oggi. Quindi grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi della pazienza. No, è stato insomma un incontro molto, molto interessante. Io vi ricordo che giovedì prossimo abbiamo l'ultima diretta prima della pausa estiva. Saremo con Gaddo Maria Grassi e parleremo della psichiatria durante la Seconda Guerra Mondiale. Come sempre, questo incontro tra poco sarà visibile anche sul nostro canale YouTube, così potete condividerlo anche super con chi non è sui social. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie di nuovo, dottor Mazzoni. Grazie a voi. Grazie e arrivederci. Arrivederci.